È ora di affrontare, immagino. Risvegliato. Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro AndroniCromatuni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. E come ho detto appunto nell'intro, è ora di affrontare, immagino, risvegliato. Non è tanto il fatto che sia forte, ma tanto il fatto che lui fa sempre super pisolino e ogni volta bisogna stare attenti a farsi colpire, o meglio, cercare di attirare l'attenzione dei suoi scagnozzi per far sì che rivolgano il raggio verso di lui. E mi sono confuso con Blasters, vabbè. Andiamo. Giornalista vuole realizzare il suo sogno, intervistare due dei migliori yokai esistenti. Aiutiamolo. Quindi Jose è al pari di Imagino. Wow. Attiviamo la navigazione addirittura, anche se non penso sia necessario. Il nostro cliente di oggi è un certo signor giornalista. Ehi, un grazie a prima pagina da parte mia. Vorrei capire perché ha la gamba rotta. Io ciao, benvenuto all'agenzia Conan, investigatore del mistero. Ho sentito che stai preparando l'incontro con due pezzi grossi. Esatto, quei due pezzi grossi sono Steve Jose, immagino. Voglio realizzare il mio grande sogno, intervistarli. Ah, capisco, quei due lì. Che? Well, li conosciamo entrambi, non dovrebbe essere un problema. Ma voi due chi siete? Sì, sarà un gioco da ragazzi. Direi di andare da loro a proporgli l'offerta. Immagina Centro Affari Valdoro e Steve Jose a quartier generale Yopper. Andiamo! Grazie! Certamente lui è un po' sorpreso. Quindi andiamo allo Yokai World al quartier generale Yopper. Incontra immagine Steve Jose come obiettivo. Ma io vado prima da Steve Jose, ma non credo ci sia qualche pattern da seguire. Io ciao signor Jose! Oh, ciao, in cosa posso aiutarvi? Ecco, c'è questo progetto su cui stiamo lavorando. Vorremmo che partecipasse all'intervista con Imagino, il direttore della LSRL. Della LSRL? Aspetta. SL... vabbè. Ah, con Sonny. Sonny, what? È un buon amico, oltre che un ottimo socio in affari. Allora è fatta! Mi spiace, ma... da quando ho riacquistato la mia posizione di presidente non ho più molto tempo. Oh, no. Va bene. Guarda Luna, proviamo più tardi. Andiamo allora da Imagino. Però non mi dà la navigazione. Potrebbe essere che... di notte? Perché qua ci si può andare solo di notte. Ecco, ora che è notte fonda, appunto, si può andare. Ci siamo. Sonny si chiama lui. Come va? Io, ciao, signor Imagino. Imagino, non dimenticarlo. Va bene. Me l'ha detto proprio chiaro e tondo, immagino. Ah, sei tu. Abbiamo un favore da chiederle. Vorremmo che partecipasse all'intervista insieme a Steve Jose della Yopper. Con Steve Jose, molto interessante. Allora accetta? Purtroppo ho impegni per tutta la giornata. Wow, davvero? Beh, è un presidente di un'azienda. Well, Luna, proviamo più tardi. Giornalista, che gli diciamo? Questa intervista si sta rivelando più ardua di quanto pensassimo. Ultime notizie, ve l'avevo detto, sono gli yokai del momento. Well, è ovvio, è così che fanno i grandi capi. Ora non ho tempo, ora sono impegnato, ora non ce la faccio, eccetera. Un po' come a me quando devo registrare un video. Ora? Quindi potremmo farcela se non fosse ora? Ci sono! Dobbiamo solo viaggiare nel tempo. What? Forse sappiamo, fammi un sorriso. Cercami uno yokai che possa viaggiare nel tempo. Ce ne sarà uno. Non lo troveremo. Trovato, Trispecchio. Lo sapevo, c'è praticamente uno yokai per qualsiasi cosa. Allora sappiamo, dove troviamo Trispuccio? Trispuccio non è un soprannome per Trispecchio, right? Trispecchio è uno yokai nato dalla fusione tra Traspec e Trespi. Forza, portiamo Trispuccio all'agenzia e pianifichiamo la prossima mossa. Ehi, aspetta, non vorrei davvero usare quel nomignolo, right? Probabilmente sì. Ce l'ho Trispecchio io, se non sbaglio. Ma un ascensore per i dirigenti neanche? Trispecchio ce l'ho per forza perché ho fatto la missione con lui. Quindi... andiamo. Ottimo, hai portato Trispecchio. Cominciamo allora. Togo, ora che abbiamo Trispuccio. Sì, eccomi qua. Come on, non puoi piacerti quel nomignolo. Perché lo sappiamo? Cos'è che non va?
Trispuccio è carino, no? Che succede? Certo, è bellissimo. Potete chiamarmi Trispuccio. Oh, no. Stai scherzando, Wright? Avanti, ho uno speciale che freme per essere scritto. Avete trovato il modo di convincere due capi a cedere l'intervista? Certo, è proprio quello che stiamo per fare. Col potere di Trispuccio viaggeremo indietro nel tempo. Ed è lì che si svolgerà l'intervista, immagino. Una volta terminata l'intervista vi riporterò al vostro tempo. Capisco. Se viaggiate nel tempo non sprecherete tempo qui. Esatto, OMG è perfetto. Well, andiamo a chiederglielo di nuovo. Quindi andiamo da Steve Jobs allora prima, no? Tanto come ho fatto prima. Bene, iniziamo con lui allora. Salute, signor Jobs. Di nuovo voi? Che vi serve stavolta? Al momento non ho tempo di concedere interviste, vero? Esatto, è quello che vi ho già detto. Allora chi dice di viaggiare indietro nel tempo e fare l'intervista? Esatto. Interessante. Certo, in questo modo non perderai tempo. È un'idea rivoluzionaria. Facciamolo. Spaziale, grazie mille. Quindi, prima che inizi l'intervista mi ricorderò di avvisare. Non vedo l'ora. Cioè lui deve avvisare chi? I dipendenti? No, non ha senso. Oh cavolo, devo andare da Immagino di notte però. Ah, ma è già notte, è vero? Permesso, Immagino. Come va? Signor Immagino! Ah, siete tornati? Vi ho già detto che ora non ho tempo per un'intervista. Ma lei si sta riferendo a ora, giusto? Se ora non può, possiamo andare indietro nel tempo e fare l'intervista lì. Fare l'intervista viaggiando indietro nel tempo. È un'idea davvero creativa, mi piace. Forza, facciamolo. Togo, grazie mille. Bene, ora ci siamo. Abbiamo informato entrambi. Ora scegliamo un luogo per questa intervista. Che dite della mensa del quartier generale Yopple? Niente male, no? Perfetto. Allora incontriamoci alla mensa e poi entriamo dentro a Trispuccio. Io mi metterò in contatto con Steve Jobs, immagino. Io aspetterò alla mensa. Ci vediamo lì. Fai due chiacchiere in mensa. Non ha senso questa cosa, è programmata davvero male. Se ho un traspec tascabile, è perché vorrei poterlo usare quando ho voglia. In questo momento io avrei tanta voglia di usarlo, ma non posso. Bene, eccoci alla mensa, parliamo con Trispecchio. È il momento di dare via alla conversazione del passato. Non resta che partire. Inizia. Bene, rispecchia! E così l'intervista delle interviste ha inizio. Un'intervista dei capi di industria più importanti? È incredibile! Beh, ora dici così, ma noi da giovani restavamo svegli per ore a parlare. Finivamo anche per litigare perché nessuno dei due voleva dare ragione all'altro. Cosa? Eravate così uniti da giovani? Non ne avevo idea. Beh, adesso siamo soci in affari. Ah sì, per me rimarrà sempre il mio rivale. Se li incantassi e li convincessi a rilasciare delle dichiarazioni scottanti, Kainet andrebbe in fiamme. Sarebbe questo il tuo piano? Eccolo là. Esatto. Però devo farti complimenti. Il tuo business è evergreen a livello globale. In futuro potremmo considerare un offshoring su scala universale. un'idea ardita ma col giusto risk management. Potresti rivoluzionare il mercato. Hai un centro direzionale? Certo, e ho anche già avviato una produzione just in time. Wow, forse siamo andati troppo a fondo. Meglio tornare a galla. Non ci capisco un razzo. Questo eccesso di terminologia finanziaria dovrebbe provocarmi l'orticaria, ma per qualche motivo non mi dispiace affatto ascoltarli. Ultima ora. Ci sono. Queste parole sarebbero insopportabili se pronunciate da dilettanti, ma con gente come loro sembrano assolutamente naturali. Ne sei proprio sicuro? Wow, era da tempo che non parlavamo così. Ah, a proposito, ti andrebbe di mostrarmi quella cosa? Quella cosa? Ah, nessun problema. Ammirate il mio risveglio! Salve! Notevole. Bene, ora voglio testare il mio potere risvegliato. Tu, laggiù! Io? Valsapion! What? Ma così...
Ma qui non hai i suoi dipendenti, quindi... Ah, è così la battaglia! Ah no, però anche l'altra volta era così. Quindi dobbiamo spostarci sul... sul quadrato quando c'è la... il blaster. Bene, va bene, va bene. Oh cavoli, chi ho messo? Ma perché ho messo lui? No. No. Mamma mia. Già inizia con l'energy max lui? Ma ce la facciamo per favore? Oh, finché non facciamo quello non l'avrei cambiato. Accidenti. Ma ragazzi, quanto è potente? Vai, 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 veloce, veloce. Vai, 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 vai. Perfetto, lama finale di Emma. No, ragazzi, sono troppo... Mamma mia. Ah, G-Banyan non lo prendo per poco. No, non lo prendo G-Banyan. Pam. Ok, ho messo la moneta giusto in tempo, diciamo. Dunque. Ok, vai. Nulla. Wow. Quando vuoi, eh. E G-Banyan non se ne va ancora. Perfetto. Devo un attimo aspettare. Non ho nessuno carico con l'energy max a parte quelli che potrei mandare qui davanti. Oh, buongiorno, salve. Aspetti, le do subito l'assaggio, Ecco. Calma, calma, ora t'arriva. Non essere impaziente, figliolo. Beh, forse è inutile, ma non proprio. Va bene, va bene. Può provare un po' troppo, Non è per dire nulla, però. Chi è? Chi arriva? Oh, buongiorno, salve, prego, venga anche lei. La fresca. Perfetto. Mamma mia, quanti danni fa però. Immagino sia un po' cattivo, Dato che ce n'ho due. Le uso, no? Buongiorno, vengo, venghino, venghino, signori, venghino. Non è bastato? Facciamo così allora. Con la pistola. Tanto questo è facile così. Non è inutile, zitto.
Con questa lotta poi ce lo facciamo amico, quindi è molto utile. Mamma mia, Carnino. Mi dispiace. Salve, pronti? No, no, immagino, te lo scordi. Te lo scordi, immagino, te lo scordi. E se lo scorda, e se lo scorda. E andiamo. Vai, medicina potente su tutti, vai, vai, vai. Vai, vai. Furia del giudizio! Quale immagino lo carica primo? Prima? No, primo. Lui! O sono io? No, sono... Ma sono io forse. Per un pelo! Per un pelo! Forse non proprio per... Sponda tastiera? Vai, vai, metto lui. Oddio, immagino potrei anche andare con un Emma o un Audace. Tanto sta fermo lì. Ma pure lui, vai, vai, pure lui. Un po' tutti, un po' tutti, un po' tutti. Vai. Vai. Mena, 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 mena. Menate. Niente, non menano. Non ci sentono. Ah, perfetto, allora. Ah, giriamo. Giriamo le pare. Con L sola. Vai. Eccolo là, l'ho preparato proprio, guarda. Sarà carico lui? Sì, è carico! Gira che ti rigira, che ti rigira! Vai, vai, vai! Buongiorno! No, si prende il danno, mi dispiace. Non posso rischiare di usarlo. Non posso rischiare. Potrebbe essere importante perché potrebbe rifare Pisolino, ragazzi, non posso rischiarmela. Un ricarico, eccolo qua, va. E poi vado ancora con la pistola. Stavolta però vado con Generoso. Vado con Generoso, che è quella che poi alla fine usavo sempre nel Let's Play. Invece su Sushi, nel Let's Play giapponese, usavo sempre... Splendido, perché non so, boh, mi girava così. Ci siamo. Insomma. 872? Sono pochi punti vita per immagino e quanti ne ha? Diciamo 1000. Su quella scala... No, sono un milione. Quanti punti vita ha? 1 milione? Più di 500.000 forse. Non posso dirlo con certezza. Cioè, era un coso piccolo così. Su tutto, quanti punti vita c'ha? E dai, è assurdo. Ma va bene così.
Chi ha detto che non va bene? Che spasso! Certamente! Incredibile come sempre, Sonny. Sì, immagino di sì. Ma tu sei davvero brillante. E dici davvero quanto brillante? Bah, sempre a caccia di complimenti. Sai cosa? Ti sei meritata questo. Ecco a te il mio biglietto da visita. Immagino, tutto bene. Grazie. E prego. Vuoi rinominare Immagino? Vediamo i suoi nomi! È la prima volta che lo recluto? Sì, mi sembra. Maestro, Omnikai, Genio, Creador. No, allora, l'ho già reclutato un altro... Cioè, ho reclutato il risvegliato. Ma è sempre la stessa, sempre... Non è stessino, mi sono diversi se non sbaglio. La medaglia tutta sta limitata al medaglio, ma ok. Il suo cosa? Sono amica di un pezzo grosso! Fallo per bene. Oggi mi sono divertito tantissimo, grazie. Adesso però è meglio che torni al mio tempo originale. Ti seguo, grazie mille. È stata un'esperienza produttiva. Prego a tutti e due allora. Va bene. Insomma, il tuo piano era quello di fargli dire stupidaggini e causare uno scandalo. Ma alla fine ne sono usciti bene. Sì, per stavolta sono sfuggiti alla mia penna spietata. Spesso una dichiarazione sciocca suona brillante se detta da una persona importante. Comunque sono colpito dalla vostra idea di organizzare l'intervista nel passato. Tutto a merito dei miei circuiti. D'altra parte non ho solo un hard drive capace, ma anche una RAM da 64 GB. Quindi ti sembra tanto? E questa è solo una delle mie tante funzionalità. Che hai detto? La RAM da 64 GB te le metto anche nei computer di mia nonna, quindi... È facile, cioè non è che è tanta roba. Ma che diamine stai dicendo? Quando fa così non la sopporto. Io non c'entro niente. Oh no. Yeah, lo so. È tutta farina del suo sacco. Quella scodigliata di Luna ha un talento per il nonsense. Un talento naturale, sensazionale. Che fa? Scrive di Luna ora? Che è una pazza. Patentata. Con la patente. Ebbene, abbiamo reclutato anche Imagino. A quanto pare non è Imagino, ma è Imagino, perché proprio ha un nome, secondo i doppiatori italiani. Va bene. Allora, Cuccio, questo video termina qui all'interno della mensa della Yopol. In effetti è ora di colazione. Sì, quasi ora di colazione. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yokai Watch 3. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.